Buongiorno ragazze, benvenuti in un nuovo video, sono Vitti871 e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Mi spiace accogliervi così di primo impatto con la mia faccia appena svegliata, non proprio appena, insomma sono svegliata da un'oretta, però ho aspettato di a fare la mia skincare mattutina perché volevo farla insieme a voi. Ultimamente ho cambiato tantissimo la mia skincare, sia mattutina che serale, ho acquistato tanti nuovi prodotti, ringraziando tantissimo anche la mia amica Marina del canale Rasumashka Beauty. Rasumashka Beauty, scusate, c'è Cesare che nel frattempo sta mangiando il biscottino e mi fa l'assistente. Lì, non so, aspettate se lo vedete. Eccolo. E almeno lo intrattengo con i biscotti, non dovrebbe disturbare più di tanto. E ci strucchiamo, cioè ci strucchiamo e facciamo la skincare mattutina insieme. Vi faccio vedere quindi tutti i passaggi che io faccio. Allora, quello che io faccio al mattino, primissima cosa, è quello di prendere un dischetto di cotone di questi qua grandi e la spruzzo bene 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 con l'acqua termale. Ogni volta cambio l'acqua termale, quindi ad esempio adesso sto usando questa qua che si chiama Elebon, vabbè comunque questa che avevo comprato ancora quest'estate quando ero andata a Mentone in Francia, perché lì le acque termali costano molto molto meno, ma a seconda delle volte uso quella della Lavvan, quella di Uriage, quella di Jouer. Insomma, a seconda di che cosa trovo anche in offerta. E a me questo passaggio piace tantissimo al mattino perché comunque faccio una skincare molto approfondita la sera, quindi è quasi impossibile che rimangano tracce di trucco, ma ovviamente si accumula il sebo e lo schifo durante la notte. Però io ormai da tempo mi trovo benissimo a far così perché preferisco non toccare l'acqua al mattino perché avevo notato che mi faceva tantissimo tirare la pelle. E come mi diceva, infatti, invece appunto ultimamente sono diventata amica con Marina, questa ragazza che ha questo canale, Cesare, questo canale su YouTube, e mi sono fatta dare un sacco di consigli perché lei è super preparata, per cui vi consiglio di andarla a seguire. E ho comprato vari prodotti, soprattutto di The Ordinary. Ma probabilmente li avrete già visti in un video haul e insomma adesso vi faccio la skincare. Ok, dopo che ho passato bene, vedete comunque il cotone rimane un po' sporchino ma non di trucco. Dopo che io non uso il tonico vado ancora a utilizzare l'acqua termale, ok, direttamente sulla faccia al posto del tonico e attendo che asciughi. Nel frattempo mi lavo i denti. Ok, ho lavato i denti, nel mentre aspetto ancora che l'acqua termale si asciughi completamente, mi vado a mettere un po' di burro cacao, anche perché in questo periodo devo dire che praticamente non mi metto quasi mai il rossetto, purtroppo ho dovuto abbandonare le mie amate tinte della Maybelline, cioè le metto se so di dover togliere la mascherina, ma praticamente non succede mai, per cui vado sempre di burro cacao. Questo è della marca Beesline, una marca libanese. Questo me l'avevano dato al Cosmoprof 2 anni fa, ma mi sta durando un casino e mi piace un sacco perché è super idratante e super morbido. Io odio quei burro cacao che rimangono durissimi quando li spalmi e appunto è praticamente alla fine, vedete che hanno praticamente finito, quindi una volta finito questo insomma ne metterò all'opera un altro. Ok, l'acqua termale si è asciugata completamente e vado ad applicare il siero. Questo è stato un acquisto prima di conoscere Marina, quindi l'avevo già acquistato io. Avevo fatto un ordine su Privalia di Natura Siberica, che è una marca che mi piace molto, e avevo comprato questo Brightening Face Serum for All Skin Types, quindi un siero illuminante. È veramente piccolo perché praticamente, cioè, è grande così come un burro cacao. Sono infatti solamente 15 ml, però in realtà ne uso veramente poco al mattino. Vedete, l'applicatore è così, è tipo un gel, io ne applico più o meno così e lo vado ad applicare sul viso. Ho voluto cambiare un pochino i prodotti della mia skincare, sia perché onestamente, per quanto io mi sia sempre struccata anche quando insomma ero in pieno periodo postpartum, mi sono resa conto che tralasciavo molti passaggi, per cui ho deciso di
avendo praticamente finito tutti i prodotti, avevo finito anche le creme, i contorno occhi, di rinnovare tutto completamente e inserire i prodotti tipo siero, insomma, dei prodotti anche detergenti che mi mancavano. Ok, dopo aver applicato il siero, applico la mia crema giorno. Allora, ho acquistato sempre in Natura Siberica crema giorno e crema notte, sempre su Privalia, insieme al siero che vi ho fatto vedere prima. E appunto quella che sto utilizzando è questa. È crema giorno per il viso anti-età effetto lifting certificata biologica con idrolato biologico di Cladonia delle Nevi, lifting e ringiovanimento. Ragazze, cioè, io ormai ho 33 anni e sono un po' fissata con le cose antirughe. Ovviamente non è che vado a prendere i prodotti super antirughe, però ci tengo che i prodotti che utilizzo siano antirughe. Ecco, vi segnalo solo una cosa: questi prodotti di Natura Siberica mi piacciono un sacco, li ho pagati comunque davvero poco lì su Privalia, ma queste pompette non funzionano perché sia della crema giorno che della crema notte si sono rotte. Per fortuna che si apre così, per cui in realtà riesco a prelevare il prodotto molto molto bene e anzi lo sfrutterò fino all'ultimo, però cioè, sappiate questa cosa che la pompetta mi si è rotta sia di quella giorno che di quella notte. Ovviamente vi farò poi anche la skincare serale, vi farò vedere tutti i prodotti che utilizzo. Perché vado a mettere un passaggio che prima non facevo, cioè io, una volta io mettevo acqua termale, crema contorno occhi, crema viso, stop. Invece ho aggiunto l'acqua termale, anche utilizzata tipo tonico, ho aggiunto il siero. E ho aggiunto anche il siero contorno occhi, in particolare su consiglio appunto di Marina, me ne avevo già sentito parlare molto bene. Ho comprato questo qua di The Ordinary Caffeine Solution 5% Plus EGCG. Questa qua, io i prodotti di The Ordinary li ho comprati sul sito Deciem, ma li trovate facilmente anche da Douglas. Io ho detto che ne ho presi un po' e volevo trovarli tutti, non avevo voglia di andare fino in centro da Douglas. Li ho presi appunto tutti su questo sito ed è appunto un siero leggermente marroncino, penso dovuto appunto alla presenza di caffeina, e me lo vado a mettere qua sul contorno occhi. Questo secondo me è un portento, io ve lo consiglio davvero questo siero, mi sembra che costi 9 euro, 8,99, ma secondo me è fantastico, cioè io trovo veramente, sono 5-6 giorni che lo sto utilizzando, ma lo trovo favoloso, cioè secondo me mi va veramente piallato il contorno occhi e anche ridotto tantissimo le occhiaie. Infatti l'ho fatto comprare anche a mia mamma, o meglio gliel'ho comprato io e gli ho detto usalo perché secondo me è una roba cioè favolosa, pazzesco. Avevo finito il mio contorno occhi, o meglio lo sto finendo, preferisco tenerlo per la sera perché è abbastanza intenso. Io ho comprato da Tigotà questo contorno occhi che è leggermente colorato della marca Now Bay Cosmetics, che è una marca spagnola e che tra l'altro era in super offerta da Tigotà. Mi sembra che a prezzo pieno venisse 10 euro, ma con la tessera e tutto l'ho pagato sui 7,50. E appunto questo lo sto utilizzando di giorno proprio perché, come vedete, è leggermente colorato. E appunto ne vado a applicare un pochino. Forse ne ho messo anche troppo, ok. E questo, diciamo, essendo leggermente colorato, ma veramente non si percepisce quasi, però secondo me è molto illuminante, infatti è per questo che io preferisco usarlo di giorno. Quando finirò, un profumo, quando finirò quello che sto utilizzando la sera, vedrò se continuerò ad utilizzare questo sia di giorno che di sera, oppure se comprarne uno ad hoc per la sera. Manca ancora un passaggio fondamentale che non facevo, e che ho inserito, ossia la crema solare. Allora, ragazze, questo per me è un grande passaggio perché praticamente io sono una di quelle bruttissime persone che non mette la crema solare neanche quando vado al mare d'estate, perché avevo la concezione: non metto la crema solare mi abbronzo di più. In realtà, magari sul momento è vero che ti abbronzi di più, ma fai dei danni paurosi alla pelle. Per cui già dalla prossima estate mi impegnerò assolutamente a mettere la crema solare. Non vi assicuro che metterò la crema 50, perché comunque faccio un po' di fatica ad abbronzarmi e ho paura che con la 50 ciaone. Durante l'inverno, visto che non me ne frega niente di essere abbronzata, ho acquistato appunto questa qua sul sito Pharmae, che è una farmacia online di Isdin, e
E devo dire che mi piace molto, dato che in realtà stamattina non uscirò e quando uscirò nel pomeriggio terrò sempre la mascherina e visto che ho qualche imperfezione qua sul mento dovuta al ciclo che ho in corso, applico la crema solare solamente nella parte alta del viso, quindi fronte e il naso. Io di solito faccio così, se so invece di dover uscire e di dover togliere la mascherina, l'applico su tutto il viso, ma visto che appunto stamattina non uscirò. Perché volevo un po' di cose a casa. Il pomeriggio appunto terrò la mascherina che mi coprirà questa parte. Direi che va bene così. Ok ragazze, questa è la mia skincare mattutina. Spero che il video vi sia stato di interesse. Ora ne approfitto, magari faccio che registrare anche il video sul mio trucco quotidiano, visto che anche lì ho inserito delle novità ultimamente. E nulla, spero di vederci presto in un altro video. Se ricordatevi di seguirmi anche su Instagram. Ciao!